eccoci qua, siamo riusciti a recuperare Nicola. Grazie. Da già la pronuncio bene, no? Giustissimo. Ok, mi ricordo bene. Allora, Nicola, noi scopriamo con te in live lo speech che è stato scelto, quindi hai affrontato anche tu la votazione del doppio speech. Sì. Com'è questa esperienza intanto? Raccontaci. Allora, non è la prima volta per noi, perché siamo già presenti da alcuni anni e quindi eravamo preparati. In realtà, come sempre, cerchiamo di predisporre uno speech che per noi è più accattivante e uno un po' più tradizionale. In questo caso avevamo presentato quello relativo a come si fa un attacco e soprattutto come ci si difende in un caso di un'infrastruttura critica, e l'altro invece relativo a una normativa di NIS 2, ovviamente, e quindi diciamo come questo sta impattando di fatto sulle infrastrutture critiche. E io non ti nascondo che sono riuscito ad affacciarmi qualche minuto ad ascoltare il tuo speech, sono rimasto molto contento, molto sorpreso, soprattutto di vedere un po' quello che hai presentato. Intanto, qual è lo speech che era scelto? Il primo, quello sull'attacco alla difesa di infrastruttura critica. Infatti ti ho sentito parlare dei sistemi navali, dei sistemi ospedalieri, insomma, raccontaci un pochino in breve, non voglio farti ovviamente ripetere tutto. Ci mancherebbe. No, molto in breve il concetto era questo, io volevo mostrare in maniera pratica quali sono le vulnerabilità delle infrastrutture, diciamo della parte soprattutto OT delle infrastrutture critiche, che non è dovuta tanto a, diciamo, alla tecnologia o all'implementazione sbagliata di queste soluzioni, ma in un certo senso a un retaggio storico, perché le tecnologie in realtà avrebbero dei sistemi di protezione tipo la cifratura, l'autenticazione, eccetera, ma le infrastrutture critiche che sono state installate 10-20 anni fa non sono state, diciamo, non utilizzano questo tipo di sistemi di sicurezza, certo, per una questione proprio di praticità, nel senso, certo, diciamo che di sensibilità che non c'era in quel, esatto, periodo. Già pensare che comunque utilizzare la cifratura nei sistemi OT che devono essere precisi al millesimo di secondo già è un problema. Potrebbe creare latenza. Figuriamoci i sistemi legacy che poi comunque non aiutano. Sappiamo insomma quali sono un po' i problemi dell'OT. Ma anche proprio c'era un problema di, secondo me, di normativa che esisteva. Quindi la sensibilità non c'era e non sono stati implementati. Diciamo che anche oggi ancora c'è più di qualche lacuna nella sensibilità. Collegandoci invece all'altra la presentazione, quella sulla NIS 2, io anche lì ho detto la NIS 2 non introduce niente di nuovo se non attirare l'attenzione e obbligare. Esatto, a questo punto se non lo fate vi obbligo, mi sembra un'ottima alternativa. Sì, anche per una questione di multe, insomma di diciamo sanzioni che vengono affibbiate nel caso in cui non abbia realizzato. Diciamo che quando si tocca il portafogli poi uno tende sempre ad essere un po' più attento. Meglio prevenire, spenderci qualcosa in più prima che essere, mi permetto, tra virgolette, cornuto e mazziato, cioè non solo subisco l'attacco, certo, mi becco pure la multa perché non rispetto la NIS 2. Sì, quindi la valutazione, diciamo, del beneficio purtroppo è legata a questo punto all'evitare la sanzione piuttosto che effettivamente magari capire, certo, qual è il valore che stai difendendo e la sensibilità dell'infrastruttura che dovrebbe essere proprio a monte, il valore dell'informazione o del dato che vai difendendo. Intanto è il tuo ritorno, perché essendo tu un'azienda che così lavora. Anche qui la NIS 1 è stata emanata nel 2016, recepita nel 2018. Con quindi, calma. Ma comunque sono 6 anni. Quindi in questi 6 anni, comunque, le indicazioni, diciamo, anche dell'Italia relativo a cosa deve essere implementato, come deve essere difeso, qual è il valore delle infrastrutture che devono essere difese, c'era. Di sicurezza nazionale. Eppure purtroppo non ci siamo. Anche perché insomma in 6 anni si è evoluto già tutto completamente, continua a farlo giorno dopo giorno. Certo. Avevo qualche domanda per te in realtà, proprio per quegli sprazzi di speech che io ho potuto ascoltare. Ero molto curioso della modalità agentless di cui hai parlato per le probe su OT. Sì. Sappiamo che uno dei problemi fondamentali appunto è il discorso legacy, sì, sistemi legacy, è difficile, o legacy o comunque firmware molto leggeri, è difficile andare lì, installare un agent che magari appesantisce, crea latenza, crea problemi. Non solo è difficile installarlo, a volte non si può proprio si perché può la proprio tecnologia fare. Non lo consente di fare. Chiaro. Allora, e questo era uno dei problemi che abbiamo affrontato ancora anni fa. E perché, dicevo, nel ciclo di vita di un sistema così complesso e che magari dura 20 anni, viene in esercizio per 20 anni, ci sono molte fasi di manutenzione nelle quali i manutentori, in maniera
diciamo, volontaria o magari anche solo colposa, potrebbero effettivamente diventare un canale di infezione che va a certo. modificare il firmware, la configurazione di questo tipo di apparati. Allora, l'abbiamo visto con Stuxnet, esempio storico. Quello è il primo. Esempio storico che è proprio indimenticabile, però sì. E questo è esatto. Quindi, diciamo, per mitigare questo tipo di rischio, ovviamente si potrebbe applicare l'analisi passiva del traffico, come chiaro. Fanno molti dei nostri competitor chiaro. E facciamo anche noi. Ma questo non ci elimina il rischio che un manutentore si colleghi direttamente all'apparato fisico. Se ci si collega in seriale piuttosto che con un cavo incrociato Ethernet direttamente vecchio sull'apparato, stile, diciamo, vecchio stile, scuola. Che è uso o costume di questo tipo di manutentori, perché ovviamente stiamo certo. parlando di nuovo di sistemi, diciamo, legacy. La modifica della configurazione o del firmware di quella macchina non verrebbe rilevata dalle sonde di rete. E questo, quindi potremmo in qualche modo introdurre una potenziale time bomb in un'infrastruttura. Me la scatterà solo nel momento in cui esplode. Succede. E per evitare questo facciamo questo tipo di interrogazioni attive, cioè tutti quegli oggetti, noi chiamiamo agentless, quindi dove non riusciamo a mettere l'agent, elettronica, piuttosto che parte di firmware, vengono interrogati attraverso i protocolli che questi espongono, le interfacce che questi espongono, chiaro. Direttamente sulla rete. Per dei messaggi precisi, esattamente. E ovviamente in funzione del tipo di sistema, di tecnologia, posso avere più o meno informazioni. Chiaro. Però l'obiettivo tendenzialmente è avere quantomeno un'informazione, uno di disponibilità, che vuol dire che il sistema mi sta rispondendo. È già qualcosa. E secondo è quello di integrità, quindi verificare che quello che sta dentro, sta girando in quel momento, sia quello esattamente quello che dovrebbe girare. Fondamentalmente lo fate invece di aspettare l'agent, lo fate stimolando voi in maniera proattiva. E questo, ho capito, apre lo scenario non solo, diciamo, ai sistemi di automazione, come parlavamo oggi dei PLC, ma anche a tutto quelli che sono, per esempio, gli elettromedicali all'interno delle strutture sanitarie, le macchine certo. a controllo numerico, certo. e poi, per esempio, tutto il networking, router, switch, firewall, perché ovviamente sono apparati che di nuovo possono essere utilizzati in fase di attacco per deviare le comunicazioni, per generare, diciamo, men in the middle, insomma, eccetera, eccetera. Non pochi scenari. Questo però, il vostro essere proattivi nella ricerca di queste informazioni, sentivo che ha portato a un sensibilissimo abbassamento dei tempi di reazione, perché giustamente è la cosa fondamentale. Quello che dicevamo prima, non devi aspettare un'azione che si trasformi in un pacchetto di rete, diciamo, che passa da qualche parte e viene catturato, ma ve l'andate a cercare voi, quindi tempi di latenza. Allora, ci sono due, diciamo, vantaggi essenziali. Il primo è la proattività, chiaramente, quindi anche solo valutare che una condizione, diciamo, un firmware per esempio è stato cambiato, non devo aspettare che si realizzi quella condizione di incidente, ma posso, certo. diciamo, rimediarlo ancora prima dell'incidente. Chiaro, vedo la configurazione sbagliata, vado subito al sistemarla. E la seconda invece è la gestione dell'incidente, quando non posso evitare che il sistema si corrompa. Diciamo quando interviene il team. Esatto, riduco, diciamo, i tempi di detection e presa in carico dell'incidente, valutazione triage che viene fatto dal SOC e attività dell'analista. La fase di incident response. Esattamente, perché le regole delle azioni che per quel tipo di sistema devono essere realizzate sono state analizzate prima dagli esperti certo. e configurate all'interno del sistema di difesa. Quindi di fatto abbiamo realizzato l'automazione, la detection reaction, che quindi in tempo zero identifica e reagisce e avverte l'analista solo al lavoro fatto, per cui l'analista viene utilizzato in maniera ottimale, soprattutto per migliorare costantemente le regole e non per gestire operativamente ogni volta un incidente. Io credo di averti chiesto tutto, in realtà una curiosità, hai parlato di elettromedicali, hai parlato di apertura alla sanità, un'idea su quello che può essere l'impatto di una, cioè quanto è forte la presenza di attacchi a livello elettromedicale, soprattutto considerato che ad oggi si iniziano anche gli impianti portatili
mi viene banalmente in mente la pompa di insulina che qualcuno si porta dietro, che comunque estende una superficie d'attacco, espone una superficie d'attacco. Allora, diciamo, ci sono vari tipi di apparati di tipo elettromedicali. Chiaramente ci sono quelli di diagnostica che servono per fare le analisi, e ci sono quelli che erogano invece servizi sanitari direttamente alla persona, certo. Dal respiratore che abbiamo visto durante il Covid alla pompa insulina, a tutti questi sistemi collegati alla persona. Più o meno portatili. È chiaro che l'informatizzazione di questi tipi di sistemi li espongono al rischio di modifica del funzionamento. Se io modifico i valori delle analisi, potrei indurre delle cure sbagliate, certo. Piuttosto che se ti tolgo l'ossigeno o ti do troppa insulina, potrei darti un danno fisico. Ora, quindi l'integrità... Ad oggi è molto è diffusa questa pratica. No, io so che abbiamo alcuni casi, mi viene in mente il ragazzo in Germania con l'impianto neurale, diciamo. Grazie a Dio ancora... diciamo gli attaccanti non hanno sfruttato questo tipo di c'è almeno problemi. Un po' di etica da questo punto di vista. Però cosa è successo? Questo è un caso che abbiamo gestito anche direttamente come incident handling, non purtroppo come prevenzione, ci hanno chiamato il giorno dopo. In alcuni ospedali i ransomware si sono diffusi anche sulla parte elettromedicale, e anzi nel caso che è avvenuto a Roma 3 anni fa di un ospedale, è entrato dalla radiologia, quindi è un subfornitore che era stato infettato, ha a sua volta infettato le sue macchine in service all'interno della radiologia, e questo riporta il tema alla NIS2, alla famosa supply chain. Supply chain, perfetto. Nicola, io direi che sei stato chiarissimo. Grazie. E veramente uno speech interessante, io ero molto curioso, ti ho detto, sono salito e sono rimasto onestamente rapito dalla presentazione, molto accattivante, molto particolare, molto interessante. Io ne approfitto per lasciarti un piccolo omaggio di adesivi e spilla. Grazie. Ci vediamo in giro per Akimbo, buon Akimbo. Grazie, grazie a voi per l'ospitalità e per questa bella organizzazione. È sempre un piacere. Salutiamo Nicola Mugnato di Giala. Grazie ancora. Grazie. Buona giornata. Ciao a tutti, ciao.